Smart Italia, buongiorno, benvenuti alla nostra rubrica che ogni giorno vi racconta il paese che non si ferma nonostante l'emergenza Covid-19. Oggi incontriamo uno dei nostri capi progetto, Fabrizio De Angelis, che si occupa di un progetto con la regione Sicilia per la comunicazione del POR FS. Fabrizio, la Sicilia, come vi siete attrezzati che avevi in programma di organizzare? Buongiorno. Buongiorno a voi. Chiaramente ci siamo trovati in una situazione emergenziale anche noi, ma da un punto di vista squisitamente tecnico ho la fortuna di collaborare con uno staff di comunicatori estremamente preparati, giovani, e quindi il problema della comunicazione dentro il gruppo di lavoro e tra il gruppo di lavoro e lo staff della regione non esiste, anzi, con le moderne tecnologie, con le semplici chat piuttosto che con gli strumenti di gestione in remoto di riunioni, stiamo riuscendo comunque a fornire il supporto richiesto da parte della siciliana. Il tema è meno semplice per quanto riguarda tutti gli aspetti legati all'amministrazione di un progetto, quindi le procedure, la burocrazia. Lì probabilmente le piattaforme di smart working, seppur avanzate, non sono in grado di compensare quello che è uno dei limiti attuali del nostro sistema burocratico, cioè la carta. Laddove le procedure sono ancora legate alla gestione della carta, piuttosto che alle firme a penna, piuttosto che alla creazione di fascicoli, è chiaro che in un regime di smart working ci troviamo di fronte a dei rallentamenti. Sottolineo rallentamenti, non blocchi, perché comunque il nostro istituto, così come la regione siciliana, è riuscita ad ovviare a questi problemi adottando strumenti più semplificati, mentre prima, come dire, le forme di comunicazione ufficiali passavano per le PEC piuttosto che per i protocolli, mentre le email erano strumenti informali. Adesso siamo passati a dare un ma maggior valore formale alle email e abbandonare i protocolli. Quindi, da un lato, ci stiamo deburocratizzando, e quindi uno degli aspetti positivi è che probabilmente ci si va a concentrare di più sui contenuti della comunicazione piuttosto che sulla forma. Questo però richiede abitudine, richiede sicuramente più tempo, ma sicuramente maggior risultati. L'altro problema che stiamo affrontando, che sicuramente va ripensato, è il modo in cui affrontare la comunicazione in presenza. Quando abbiamo concepito il progetto di gestione della strategia di comunicazione del POR FS della regione siciliana, abbiamo immaginato uno scenario in cui il contatto diretto col pubblico era un elemento chiave, portante. Ora è chiaro che in un regime di emergenza come questo, tutto questo deve essere ripensato. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è, almeno nel medio periodo, quindi parlo dell'anno in corso, cercare di arrivare al pubblico, di arrivare alle persone che generalmente si univano intorno a un tavolo piuttosto che di fronte a un palco, arrivare con strumenti alternativi. Quindi lo sforzo di ora, insieme alla regione, insieme ai colleghi del Formas, è proprio quello di trovare forme tecnologicamente adeguate a garantirci comunque l'efficacia della comunicazione. Ecco, avete già pensato a quali strumenti per ovviare a questi eventi che avevate pensato nell'immediato senza abbandonare il vostro pubblico? Per esempio, che ne so, avete aumentato l'uso di social o aumenterete la comunicazione via social? Quali sono gli strumenti che avete trovato? La nostra strategia dava già prima forte importanza ai canali social. Ora stanno diventando, come dire, il nucleo strategico e quindi l'asse portante del processo comunicativo che stiamo immaginando. Va quindi pensato uno spostamento di sforzi e anche di risorse da quelle che erano gli strumenti tradizionali alla comunicazione via social, ma anche
utilizzando degli strumenti di gestione delle riunioni in remoto, quali quello che stiamo utilizzando noi adesso, che può essere utilizzato magari per arrivare al grande pubblico. È chiaro che questa strategia richiede un po' di tempo, va creata e condivisa direttamente con i nostri committenti, ed è lo sforzo che stiamo facendo proprio in questi giorni. Benissimo Fabrizio, grazie per il tuo contributo. Mi sembra molto importante questo passaggio sul concentrarsi sui contenuti piuttosto che sui formalismi. Questo potrebbe essere un valore di quelli che restano anche dopo l'emergenza, che stiamo vivendo. Meno burocrazia, più sostanza, più contenuti. Grazie molto. Ce la faremo? Assolutamente sì, neanche a dubitarlo. Grazie, buona giornata, arrivederci. Buona giornata a voi.